intera giornata dedicata alla qualità agroalimentare, il punto fermo sull'attività e lavoro dei consorzi di tutela. Qual è lo stato dell'arte dei consorzi? Attualmente come guardano al futuro? Io credo che i consorzi di tutela in questo momento debbano giocare una partita decisiva nello scenario dell'agroalimentare italiano, perché sono gli strumenti che coniugano due aspetti fondamentali. La qualità, perché chiaramente il prodotto deve essere tracciato, deve essere rispondere a dei disciplinari severi e rigidi, e soprattutto l'origine. Quindi in un momento in cui spesso l'origine del Made in Italy agroalimentare è messa in discussione, i consorzi di tutela giocano un ruolo decisivo nel rilancio. Noi crediamo che il rilancio della nostra agricoltura e quindi anche una bella fetta di economia del nostro paese parte anche dalla ripartenza dei consorzi di tutela e da un rilancio delle denominazioni. Ecco, per quanto ci riguarda, la giornata di oggi si svolge con dei tavoli di approfondimento, una cosa molto importante. Si guarda a due soggetti in particolare: uno è il consumatore, sempre più informato e sempre più desideroso di avere notizie sulla qualità e sulla sicurezza, e dall'altra parte si guarda al futuro. Ecco, facciamo un attimo il punto su questi due elementi, consumatore e futuro. Il consumatore è sempre più attento e deve essere sempre più attento, perché ormai è chiaro che la scelta del basso costo, del basso prezzo nell'alimentare è un suicidio dal punto di vista del consumatore. D'altra parte diventa esigenza primaria anche per il produttore, perché diversamente non usciamo da delle secche in cui il mercato globale ci ha portato. D'altra parte noi siamo il paese che può vantare una storia anche dal punto di vista alimentare che nessuno può rubarci, e dobbiamo spingere con decisione in questa direzione. Ecco, quindi la direzione è quella di continuare a puntellare, a mettere dei paletti su quello che è la sicurezza e la qualità, naturalmente. Su sicurezza e qualità, cercare di fare aggregazione, ci sono tanti piccoli consorzi che da soli non ce la fanno, è il momento di fare sintesi, aggregarli per comparti. Io penso al mondo dell'olio, perché rappresento un consorzio di tutela dell'olio, ma anche in altri settori, fare aggregazione, fare massa critica e vedere di andare, pur non abbassando il livello della sicurezza, anzi alzarlo, anche a sfrondare quelli che sono magari alcuni problemi che oggi anche di ordine burocratico che limitano molto l'uso della denominazione. Benissimo, allora noi ci riteniamo soddisfatti, intanto continua il nostro lavoro. Grazie.